Allora, che cos'è la cosa più importante per un agente immobiliare? L'unica ragione del suo lavoro, della sua professionalità? Sicuramente il prodotto da vendere, quindi l'acquisizione. E allora l'acquisizione è la linfa vitale di un agente immobiliare, di un'agenzia immobiliare, di una società di mediazione immobiliare, perché senza di quella, beh, senza di quella non si può fare assolutissimamente niente. Esatto, perché dobbiamo reperire dal mercato immobiliare gli appartamenti da vendere. Noi svolgiamo un'attività di mediazione, quindi di messa in contatto. Dobbiamo mettere in contatto due parti al fine di raggiungere un affare. E questo affare stava per vendita di un immobile, di una casa, di un negozio, di quello che volete voi. Ma noi abbiamo bisogno, per fare questo, di acquisire. Allora, l'acquisizione, che lo ripeto, è la linfa vitale del nostro lavoro, deve seguire un percorso, deve seguire uno schema. Troppo spesso vedo agenti immobiliari o presunti tali che si affidano all'improvvisazione, al vediamo come va oggi, ma quasi quasi faccio una telefonata, ne faccio due, ne faccio 10, forse viene fuori un appuntamento di acquisizione. E poi cosa succede? Succede che ho fatto un ottimo appuntamento di acquisizione, sono convinto che quel proprietario mi darà l'incarico, ha soltanto bisogno di quei 3, 4, 5 giorni per mettere a posto qualche cosa, proprio per parlare con qualcuno o per aspettare di definire una trattativa e poi quell'incarico sarà sicuro. Piccolo problema che dopo 4 giorni, 5 giorni, il cliente non solo non ci ha dato l'incarico, ma molte volte non si ricorda neanche più di noi, perché sarà stato distratto da mille altre offerte. E pertanto noi piano piano, nella sua graduatoria di interesse e di consenso, noi saremo passati indietro, in qualche modo non staremo più nei suoi pensieri. E allora qual è la soluzione? La soluzione è creare e attuare uno schema che sia un processo di acquisizione, che ci possa portare sempre di più a fidelizzarci i clienti e fare in modo di non lavorare sempre su clienti nuovi, ma anche su quelli vecchi. Guardate, non sto parlando di funnel, di marketing online, situazioni che poco hanno a che vedere con quella che è la nostra trattativa empatica, con quella che è la nostra relazione che dobbiamo avere con il cliente. Sto parlando proprio di tutta quella metodologia che riguarda il contattare un cliente, curarsi il cliente e arrivare all'incarico come un'evoluzione naturale di tutto il rapporto che c'è stato prima. Come possiamo fare dunque? Allora, noi sappiamo bene che in qualche modo quell'appuntamento che abbiamo fissato e stiamo per effettuare dovrà necessariamente seguire uno schema. Per esempio, sappiamo bene che la nostra trattativa di acquisizione dovrà in qualche modo seguire un percorso che riguarderà l'approccio, il simpatizzamento, l'inquadramento del problema, la drammatizzazione di quel problema e di tutti i problemi che gravitano intorno a una compravendita immobiliare, per poi dargli la nostra soluzione, per poi porci come problem resolver. E soltanto se ci proponiamo al cliente come problem resolver, forse in quel momento il cliente potrà avere fiducia di noi. E allora comincerà in qualche modo ad avvicinarci a noi. Noi saremo stati così bravi nella nostra trattativa di acquisizione che cercheremo in qualche modo di finalizzare il tutto alla sottoscrizione di un incarico. Poi magari il cliente ci farà delle obiezioni, noi gli risolveremo le obiezioni e saremo andati via con il cliente. Fantastico. Ma quante volte succede questo? Beh, se siamo particolarmente bravi, può succedere una volta su tre, una volta su quattro. Perché no? In molti casi, quando si lavora sui referral, sicuramente magari possiamo anche migliorare questa chiusura. Ma in realtà la maggior parte dei clienti ci dicono che ci dovranno pensare, perché è vero, in quel momento saranno stati completamente presi dalla nostra capacità
di argomentare le nostre tesi e soprattutto le nostre soluzioni per vendere quell'immobile che lui magari sta vendendo da 2, 3, 4, 5, 6 mesi e dove non hai raggiunto un risultato. Quindi in quel momento sarà stato anche preso, però si sarà tenuto un momento, che vuol dire qualche giorno, qualche volta qualche settimana, per pensarci. Eccolo là che in questo momento deve partire uno schema, deve partire un percorso, perché altrimenti quel cliente rischieremo di perderlo, semplicissimamente perché si sarà dimenticato di noi. E allora dobbiamo attuare uno schema, dobbiamo attuare il processo di acquisizione, che io vi svelerò in questo video in maniera molto semplice, molto pragmatica, e che vi servirà ad ottenere un risultato. E pertanto il processo di acquisizione è esattamente uno schema. Serve per avere maggiori possibilità di chiusura e serve a sapere esattamente come e cosa fare. Seguire ogni volta uno step diverso e successivo. Serve a non commettere errori come molto spesso accade a molti agenti immobiliari. E si sviluppa attraverso uno o, perché no, più appuntamenti. Quindi statemi bene a sentire, perché vi voglio dire questo schema che ovviamente, come molte soluzioni, non rappresentano un qualcosa di trascendentale, di fantastico, di fantasmagorico, dove bisogna essere cultori di qualsiasi di chissà quale, no, capacità ingegneristica, tecnologica o, perché no, anche empatica. Si tratta soltanto di fare delle piccole cose. Ripeto, abbiamo fatto il primo appuntamento, abbiamo qualificato l'immobile, abbiamo qualificato il cliente, abbiamo creato un rapport, no? Attraverso 7 fasi che riguardano proprio la tecnica e lo sviluppo della trattativa di acquisizione, che ci ha rapportato a prendere quell'incarico. O forse no. Forse, come dicevamo, il cliente ci ha detto che ci vuole pensare, ne deve parlare con la moglie, col marito, deve aspettare che si definisca una trattativa. Insomma, sì, là per là è stato coinvolto, ma vuole ancora prendersi del tempo per essere fortemente convinto. Eccolo là che in questo momento dipenderà da noi. Allora stabiliamo cosa fare dopo il primo appuntamento di acquisizione. Qual è quel processo post primo appuntamento di acquisizione? La prima cosa da fare è molto semplice. Abbiamo fatto un appuntamento questa mattina. Bene, nel pomeriggio mandiamogli un messaggio al cliente, magari un SMS o un WhatsApp se siamo riusciti a entrare particolarmente in confidenza. Evitiamo l'email, facciamo qualcosa di diretto, dove lo ringraziamo per la cortesia, la gentilezza con la quale ci ha ricevuto. In fondo ci ha fatto entrare dentro casa sua, quindi ha fatto un qualcosa di molto importante. Poi cosa dobbiamo fare? Entro 3 giorni, 4 giorni mandiamogli un'email informativa che andrà in qualche modo a riproporre, oltre quello che ci siamo detti, anche quello che realmente possiamo fare per lui. E quindi gli andremo a proporre ed a legare in questa email tutto il nostro materiale informativo, che ne so, la brochure della nostra agenzia o un piano marketing o degli esempi di pubblicità con altri immobili che abbiamo trattato e venduto, oppure perché no, un'informativa su quello che a lui può interessare, magari deve acquistare e vuole sapere quanto dovrà pagare per l'acquisto, visto che sta vendendo, oppure tutti quegli adempimenti che bisogna svolgere per poter vendere una casa. E sappiamo bene come le cose negli ultimi anni si siano particolarmente complicate. Bene, dopo 3 giorni avremo fatto questa email. A questo punto cerchiamo di richiamare il cliente per prepararci un secondo appuntamento, ma per fare questo dovremo preparare del materiale per andare dal nostro cliente con qualcosa di nuovo.
E magari quindi andremo con un'analisi di zona, o andremo con un'analisi, una valutazione, una perizia dettagliata del suo immobile in confronto a tutti gli altri immobili in vendita nella zona. Quindi cominceremo a preparare del materiale, e quando chiameremo il cliente non lo chiameremo per dirgli: oh, guarda, hai deciso? Vengo a prendere l'incarico. No, lo chiameremo per dirgli: guarda, ho delle novità per te, ho una valutazione specifica, approfondita, di immobili molto simili al tuo, che abbiamo venduto, che in qualche modo ti potrebbero far gioco, ti potrebbero interessare. Te la porto proprio fatta a misura per te. Oppure potremmo chiamare il cliente e gli: guarda, nel frattempo, in questi giorni, sai, non ci siamo sentiti, ma ho la planimetria renderizzata del tuo immobile. Tu sai, mi avevi dato l'atto di provenienza, io da là ho tirato fuori i dati catastali e ho la planimetria renderizzata. Cioè ho un qualcosa di utile per te, ho un qualcosa che ti darà lo spunto per incontrarci. E poi guarda, ti volevo riparlare anche del vendere la tua casa, perché nel frattempo sono maturate altre richieste, abbiamo venduto altri immobili. Guarda, facciamo così, vediamoci domani pomeriggio alle 5, o se preferisci, o dopodomani mattina alle 10. Sapete, non è tanto importante quello che voi gli direte, è importante che voi vi posizionate nella mente del vostro cliente. Esattamente questo, perché se dopo il primo appuntamento gli avete fatto un messaggino dove lo avete ringraziato per la sua gentilezza, se dopo 3 giorni gli avete mandato un'email riepilogativa riguardo a quello che vi siete detti con allegati, tutto, sai, tutto quel faldone di roba che magari ormai non si porta più dal punto di vista materiale, fisico, cartaceo, ma che possiamo facilmente mandare per PDF, per email. E ripeto, valutazione, qualsiasi cosa, piano marketing, qualsiasi cosa possa essere interessante e importante per lui, immobili simili in vendita, insomma tutte quelle cose che rappresentano la vostra agenzia. Dopodiché dovremo preparare del nuovo materiale da portargli al secondo appuntamento, e quindi lo potremo chiamare e quindi lo potremo informare che abbiamo qualche cosa di nuovo per lui. Cioè in una settimana, in 10 giorni, o molte volte queste cose accadono in 4 giorni, il cliente ci ha sentito tante volte e quindi ci siamo posizionati nella sua mente. Il nostro personal brand è per lui vero, efficace, vivo. Non correremo il rischio di essere dimenticati dopo qualche giorno. Ovviamente tutto questo percorso deve essere dettagliato da un'attenzione particolare al messaggio che gli facciamo per telefono. Cioè bisogna scrivere un messaggio che parla di comunicazione persuasiva, che parla di empatia, che parla in qualche modo la stessa lingua del cliente. E la stessa cosa per le mail. Le mail non può essere fatta a caso, per non dire altre cose, ma deve essere il prodotto di un qualcosa studiato, analizzato. E stessa cosa per quanto riguarda quello che bisogna portare dal cliente, che non solo può essere un qualcosa attinente all'immobile, ma molto altro può essere un qualcosa di attinente all'attività del cliente, a quello che per lui è importante, al suo hobby, no? O comunque un semplice presente, perché noi sappiamo, no, per la teoria della reciprocità, quanto è importante presentarsi a mani piene, come si dice. Bene, tutte queste cose, tutti questi dettagli che fanno ovviamente la differenza, li approfondiamo nello specifico in un corso proprio chiamato attività post primo appuntamento, che vi metterà in condizione di poter ampliare le vostre percentuali di successo, vi metterà in condizione di essere più sicuro che quel cliente in qualche modo rimarrà vostro. Poco importa se nel frattempo ci sta lavorando un'altra agenzia al quale l'incarico magari gli scade fra 10 giorni o 20 giorni, nel frattempo voi potete iniziare un'attività di accostamento, di avvicinamento al cliente. Il cliente vi chiede questo, il cliente ha soltanto bisogno di essere preso per mano,
di essere guidato, di essere gestito, ma anche di essere coccolato, in qualche modo di sentirsi al sicuro che sta parlando con la persona giusta, con la quale può condividere il suo problema. Perché guardate, vendere casa è un problema, non è una cosa semplice, non è una cosa da tutti i giorni, noi lo sappiamo bene. Il problema è soltanto farlo capire al nostro cliente e non lo possiamo prendere e mettere dalla nostra parte se noi per primi non andiamo dalla sua parte. Non possiamo pretendere da lui quello che non potremo dare noi per primi e quindi avviciniamoci al cliente. Cerchiamo di fargli capire che lui è ben presente nella nostra mente, non ci ha dato quell'incarico quel giorno, ma intanto la sera gli ho mandato un messaggio, dopo 3 giorni gli ho mandato un'email, dopo 7 giorni l'ho richiamato per chiedergli un nuovo appuntamento e magari non me l'ha dato e dopo 3 giorni gli manderò un altro messaggio, gli manderò un'altra email, gli farò sentire che il mio interesse per lui è vero, è profondo, è sincero, soprattutto gli servirà per ottenere il suo risultato, cioè vendere la casa. Ok? Ricordatevi, la formazione aumenta il fatturato.